TG più Today, buongiorno, ben ritrovati. Giovedì mattina, un'ora da trascorrere insieme come ogni giorno da questa mattina, anzi in realtà da ieri sera. In Lombardia sono aperte le prenotazioni delle vaccinazioni per gli over 40, quindi da ieri sera è scattata anche questa fase. Sono ovviamente moltissime le persone che già si stanno prenotando, attenderemo poi i primi dati da Regione Lombardia anche appunto per capire quale sia l'adesione. C'era stato, lo ricorderete, con l'adesione degli over 50 un'adesione record, ora vediamo se si ripeterà la stessa situazione anche per la campagna degli over 40. Oggi è anche giovedì, si cominciano ad anticipare i dati del monitoraggio settimanale che poi sarà diffuso domani dalla cabina di regia, e allora andiamo a vedere subito anche dai siti le prime anticipazioni. Italia tutta in zona gialla, è la prima volta, parte il nuovo monitoraggio e 7 regioni viaggiano verso il bianco. Queste un po' le prime informazioni che arrivano, leggeremo poi tra poco anche dal Corriere della Sera. Tra pochissimo apriremo poi anche una finestra, come sempre, sulla Regione Lombardia. Anche oggi abbiamo un collegamento per mostrarvi, come in ogni puntata, appunto quello che succede in diverse zone della nostra regione. Abbiamo parlato delle vaccinazioni over 40, però quindi come ogni giorno l'aggiornamento sul sito del Ministero della Salute, che aggiorna in tempo reale su quello che è l'andamento della campagna vaccinale. Vediamo che oggi sono stati superati quota 28.850.000 dosi somministrate. Ci si avvicina ai 29 milioni di dosi, sono 9.241.000 gli italiani che hanno già completato il ciclo vaccinale, quindi che hanno ricevuto entrambe le dosi e che sono quindi protetti in maniera completa. Siamo al 15,6% della popolazione. Andiamo a vedere anche la situazione della Regione Lombardia, che, lo dicevamo poco fa, ha aperto le prenotazioni anche agli over 40, la fascia dai 40 ai 49. Ecco, in questo momento, con il bollettino che ha aggiornato alle 6 di questa mattina, quindi è probabile che poi tra poco ci sarà un ulteriore aggiornamento, ma in questo momento Regione Lombardia sfiora i 5 milioni di vaccini somministrati ai cittadini lombardi. In questo momento le dosi che ha ricevuto Regione Lombardia sono circa 5 milioni 440 mila, quindi quasi il 92% delle dosi risulta in questo momento utilizzato. Sono state annunciate ulteriori forniture di vaccini, queste sono un po' le informazioni che arrivano anche dal generale Figliuolo, dal commissario per l'emergenza Covid, quindi di fatto sono attese ulteriori scorte nei prossimi giorni e in particolare poi una fornitura massiccia con il mese di giugno. In questo momento però, lo andiamo a vedere, l'Italia ha ricevuto 32.230.000 dosi e in questo momento circa l'89,5% delle dosi sono state utilizzate, quindi lo vediamo, la Lombardia è un po' di sopra della media perché, appunto, lo ripetiamo, circa il 92% delle dosi ricevute in questo momento sono già state somministrate ai cittadini lombardi. Diamo un'occhiata anche a quelle che sono le categorie. Gli over 80 ormai si sono sostanzialmente fermati perché la campagna è in fase di completamento con entrambe le dosi. Quelle che aumentano invece sono principalmente la fascia delle persone tra i 70 e i 79 anni, anche la fascia tra i 60 e i 69, mentre sono sostanzialmente stabili le altre fasce, appunto anche i soggetti fragili, anche il personale scolastico e il comparto della difesa, che hanno ormai completato la campagna vaccinale, almeno per quanto riguarda la prima dose. In questi giorni si parte con la somministrazione della seconda dose per il comparto della difesa e per il personale scolastico. Andiamo a vedere però anche la situazione aggiornata del contagio in Canton Ticino, come facciamo ogni mattina dal Corriere del Ticino. Questo l'ultimo bollettino con tutti gli aggiornamenti, appunto giovedì 20 maggio, sono 28 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, per un totale di 32.914 casi dall'inizio della pandemia. Nessun nuovo decesso è stato registrato, i morti totali restano così a quota 993. 2 nuovi pazienti sono stati ricoverati, mentre 4 sono stati dimessi. Nel complesso ci sono 25 persone degenti in ospedali, 4 delle quali in cure intense. Lo vediamo
La situazione, lo sappiamo ormai, in Ticino è abbastanza stabile già da diverse settimane. I numeri sono in questo momento ulteriormente in calo, anche se abbastanza stabile, appunto 19 nella 36 scusate, nella giornata di ieri, 28 nella giornata di oggi. Questo è un po' l'aggiornamento, mentre anche in Ticino si discute di pass vaccinale, di certificato Covid, come l'hanno chiamato le autorità elvetiche, è stato presentato ieri. E si discute anche dell'obbligo, che ancora invece è in vigore per chi viene in Italia, di effettuare il per gli italiani che vanno in Svizzera, rientrano poi in Italia, di effettuare il tampone. Questo è un tema che continua a far discutere. Come ogni mattina però siamo pronti per aprire la nostra finestra sulla Lombardia e allora andiamo a Crema da Vittoria Dolci. Sì, esatto, Anna, siamo a Crema, ci troviamo nella piazza principale della cittadina. Qui con me c'è l'ex sindaco di Crema che abbiamo intercettato mentre stava per finire di prendere un caffè ai tavolini dietro di noi. Allora, signor Bruno, buongiorno, le chiedo subito, stavamo commentando, come è cambiato il volto di Crema, di questa città, da un anno a questa parte? Vediamo adesso movimento, persone, ci troviamo, lo ripetiamo, nella piazza centrale, quindi ecco, non ci stupisce il movimento, dietro di noi il Duomo, questa splendida facciata e ancora tante persone sedute ai tavolini. Che effetto le fa tutto questo? È un grande effetto, veramente sembra di rinascere, onestamente. Abbiamo passato un periodo molto difficile, anche a volte tragico, perché molte persone ci hanno lasciato, e finalmente siamo tornati un pochino a vivere. Crema è sempre stata una bella città, una città anche molto viva è sempre stata, e si era, logicamente, si era seduta, perché per forza, per ragioni ovvie, logicamente. E adesso vedere questi tavolini, questi bar che ritornano a vivere, fa veramente un grande piacere. Immagino, qui tante attività hanno chiuso. E alcune sì, purtroppo, soprattutto attività commerciali, cioè negozi. Tanti negozi del centro hanno chiuso e questo è un po' un dramma, perché per le persone anziane sa dover andare ai grandi magazzini. Non sempre hanno la possibilità di avere la macchina o qualcuno che li accompagna, per cui, però questo forse è indipendente dal Covid, un pochino dipende anche dal Covid. Perché dice forse indipendente? È indipendente perché lei? Ormai c'è l'abitudine di trasportare tutto nei grandi magazzini, dove una persona trova di tutto, però non si tiene conto, scusi, ho giù un po' la voce perché c'è un raffreddore allergico, per cui no, stavo dicendo che... c'è un po' la tendenza, lei dice, a spostare, invece forse generale, dovrebbero essere valorizzati. E quindi, non so, il fornaio di una volta non esiste più, per forza. Non so, ma tanti negozi, le drogherie che esistevano una volta. Lei è giovane, non se le ricorda. Sì, ma dipende anche da chi vecchi. Certo. Io me le ricordo bene, quando c'erano le drogherie dove trovavi di tutto. I negozi al dettaglio, ovviamente. Senta, l'aveva anticipato a inizio appunto del collegamento. Sì. Crema è una città che ha sofferto appunto l'arrivo della tutte. Pandemia, come appunto la maggior parte poi delle province lombarde. Soprattutto in Lombardia, sì. Soprattutto, esatto, la regione Lombardia. Oggi però si riparte. La speranza ovviamente è legata al vaccino. Ecco, come sta procedendo qui sul territorio cremonese? Guardi, devo confessare che onestamente qui a Crema funziona molto, veramente è organizzato molto bene, questo bisogna riconoscerlo. Scusate. Assolutamente. Io logicamente ho fatto anch'io tutti e due i vaccini, sono andato tutte e due volte quando mi hanno chiamato, non ho mai avuto nessun tipo di reazione. Non mi hanno neanche fatto aspettare tanto. Però ecco, la macchina organizzativa della campagna vaccinale sta funzionando sul territorio. E credo che stia procedendo ancora meglio adesso che ci sono più vaccini. Certo, sono arrivate le dosi. Un po' di mesi fa erano pochi i vaccini, per cui io come ottantenne... Rientrava comunque nella prima categoria. E quindi assolutamente. Senta, la speranza quindi ora è ripartire. L'abbiamo detto, questa immagine dietro di noi, ma anche appunto questo via vai, le biciclette, sappiamo appunto nel centro storico qui a Crema è il mezzo più utilizzato. Ecco, la speranza è rivedere... Ha visto che bella che è Crema? Bellissima. Non l'ha girata un po'? Adesso la gireremo grazie appunto ai nostri collegamenti in diretta. Veramente... adesso
io forse sono un po' di parte, diciamo, però Crema è veramente una bella città. Ecco, la speranza allora qual è, signor Bruno? Speriamo che rinasca completamente come era una volta e se possibile migliori ancora. Guarda, una volta c'erano anche tanti turisti che venivano a Crema, logicamente adesso no, in questo periodo. Ma ritorneranno, io sono convinto, perché ci sono tante belle cose da vedere. Assolutamente, sì, sappiamo che appunto il governo sta mettendo appunto assieme ai paesi dell'Unione Europea il Green Pass europeo, che sarà appunto questo lascia passare poi per potersi spostare tra i paesi europei, quindi magari qualche turista in più dall'Europa sicuramente potremmo vederlo. Anna, ti restituisco la linea e noi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Crema. Grazie Vittoria, e al tuo ospite. Intanto io vi ricordo che come sempre è possibile intervenire in diretta 031 33 00655 per telefonare in diretta, 335 7084 396 invece per mandare messaggi WhatsApp. Allora, lo abbiamo detto poco fa in apertura. Il monitoraggio, come sempre, è atteso il venerdì, quindi la cabina di regia fornirà i dati definitivi sull'andamento della pandemia nella giornata di domani. Però, come sempre, il giovedì iniziano ad arrivare le anticipazioni e lo vediamo appunto da Repubblica, si va verso un'Italia tutta in giallo. È la prima volta, parte il nuovo monitoraggio e 7 regioni viaggiano verso il bianco. Rimane un po' la divisione tra le regioni sul vaccino in vacanza per i turisti, le regioni si dicono pronte in realtà ma chiedono più dosi e intanto, lo abbiamo detto anche questo in apertura, la notizia di oggi sui vaccini è l'avvio della prenotazione per i quarantenni. Allora andiamo però a vedere qualche informazione in più su quelli che sono i colori delle regioni. Allora, lo abbiamo capito, ormai l'Italia probabilmente dalla prossima settimana sarà tutta zona gialla, però si comincia a parlare anche di zona bianca. Questo è un po' l'auspicio a questo punto, la zona bianca, quella che concede le maggiori libertà. Da ieri il coprifuoco è stato spostato in tutta Italia dalle 22 alle 23, quindi il coprifuoco resta in vigore dalle 23 alle 5. Dal 6 giugno si andrà verso un ulteriore ampliamento dell'orario in cui dell'orario di libertà, chiamiamolo così, perché il coprifuoco si sposterà a mezzanotte. Con il passaggio di molte regioni in area bianca si va di fatto verso una normalizzazione quasi della vita quotidiana. Rimarranno obblighi come quello della mascherina e del distanziamento, ma di fatto, con la speranza che tutte le regioni vadano verso la zona bianca, cambieranno notevolmente le situazioni e le libertà di tutti i cittadini. Allora, queste sono un po' le indicazioni. Secondo l'incidenza settimanale, Lombardia, Lazio e Umbria sono le prossime regioni che potrebbero entrare nel livello di minor rischio. Questo però dal 14 giugno. Ci sono invece alcune regioni che potrebbero entrare già prima. Andiamo a vedere i dettagli. A metà giugno l'Italia potrebbe essere in prevalenza bianca. Gli indicatori del Ministero della Salute mostrano una diminuzione costante dell'incidenza dei nuovi casi su 100.000 abitanti, che è uno dei dati più importanti per valutare il colore delle regioni e il grado di rischio. E le stime assicurano che se non ci sarà un'impennata dovuta alle varianti, nelle prossime settimane la maggior parte delle regioni potrebbero entrare in quell'isola felice dove tutte le attività sono aperte e non c'è il coprifuoco. L'unico obbligo, anche nelle regioni bianche, rimane la mascherina e il distanziamento. Andiamo a leggere i dettagli allora. È stato il decreto del 14 gennaio 2021 a istituire la fascia bianca. Si può applicare alle regioni che per 3 settimane consecutive hanno un rischio basso, lo scenario cosiddetto di tipo 1, e un'incidenza dei contagi che sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Sulla base dei nuovi parametri è già stato stilato un calendario che indica le date per la riapertura pressoché totale. L'ordinanza viene firmata il venerdì e le nuove misure scattano come sempre dal lunedì successivo. Allora andiamo a vedere cosa potrebbe succedere. Ovviamente il condizionale è d'obbligo perché si parla sempre di dati in evoluzione e di dati che restano sotto strettissima osservazione. Se però tutto dovesse continuare come sta andando in questo momento, con indicazioni positive, allora il 1° giugno potrebbero già esserci dei cambiamenti. Il decreto in vigore dal 18 maggio stabilisce che da questa data sono in fascia bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.
Soltanto per questa settimana è stato previsto che l'ingresso nella fascia di minor rischio avvenga di martedì, ma non è escluso che poi si decida di anticipare al giorno precedente, quindi l'1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il 7 giugno poi, il lunedì successivo, toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Saranno esaminati i dati del monitoraggio che arriverà il 4 giugno e da quel momento ogni settimana potranno esserci nuovi ingressi in zona bianca, ovviamente sempre con l'auspicio che tutto continui a progredire in modo positivo come sta avvenendo nelle ultime settimane. Il 7 giugno, allora lo abbiamo detto, le regioni a Friuli, Venezia Giulia, Molise e Sardegna si dovrebbero aggiungere Abruzzo, Veneto e Liguria e poi ulteriori cambiamenti importanti dal 14 giugno. Le regioni che nel monitoraggio del 28 maggio avranno un'incidenza di 50 casi per 100.000 abitanti, il 14 maggio riacquisteranno la libertà. In pole position ci sono Lombardia e Lazio che già adesso oscillano tra i 90 e i 70 casi ogni 100.000 abitanti e mostrano una curva in discesa. Ancora meglio sta l'Umbria che nell'ultimo monitoraggio del 14 maggio aveva 75 casi e quasi certamente da questa data sarà una regione bianca. Restano ancora alcune aree critiche, numeri ancora altissimi, avevano invece la Campania, 146 casi ogni 100.000 abitanti, la Valle d'Aosta con 156 casi ogni 100.000 abitanti e la Puglia, 117 casi ogni 100.000 abitanti. Quindi per queste regioni la zona bianca sembra in questo momento più lontana. Queste allora sono le anticipazioni proprio su quelle che saranno una delle date più attese ovviamente da tutti i cittadini, perché è chiaro che l'ingresso della regione in zona bianca e quindi di fatto le maggiori libertà è una delle attese delle date più attese da tutti i cittadini lombardi. Chiedo se siamo pronti anche per tornare a Crema, ci torneremo sicuramente tra pochissimo. Intanto appunto dal nostro sito volevo ricordare un po' l'informazione che abbiamo dato anche all'inizio dal sito di Espansione TV, lo ricordiamo: da oggi sono aperte da ieri sera le prenotazioni per gli over 40, i canali sono sempre le stesse che ormai tutti hanno imparato a conoscere, è possibile prenotare online attraverso il portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. In alternativa è possibile tramite lo sportello Postamat anche per chi non è cliente Posta, inserendo sempre i dati richiesti, sono la tessera sanitaria, il codice fiscale, il cap di residenza, il domicilio. Serve sempre poi ovviamente un cellulare sul quale si riceverà la prenotazione. È anche possibile rivolgersi al portalettere che sempre gratuitamente può effettuare per conto dei cittadini il servizio di prenotazione. L'ultima opzione è quella di telefonare al numero verde 800 894 545 per prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione. Allora andiamo a vedere anche dall'ANSA quali sono gli ultimi aggiornamenti di questa mattina. L'omaggio ad Antona, Mattarella con l'appello alle riforme, modernizzare il paese garantendo coesione. Il messaggio del capo dello Stato in occasione dell'anniversario della scomparsa di Massimo D'Antona: per onorare gli uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno per migliorare le condizioni di lavoro e per costruire politiche pubbliche capaci di ridurre le disuguaglianze. Questo il messaggio di questa mattina del Presidente della Repubblica Mattarella, che tra l'altro è stato protagonista anche ieri in occasione di un incontro con i bambini di una scuola, ha parlato dell'ipotesi di un suo secondo mandato e ha detto: sono anziano, tra qualche mese finirà il mio mandato e allora potrò riposarmi. Di fatto, dando un messaggio alla politica, si inizia quindi a discutere anche sull'ipotesi di Mattarella, che evidentemente non intende probabilmente essere di nuovo il Presidente della Repubblica per un eventuale secondo mandato. Siamo però pronti a tornare da Vittoria Dolci, quindi restituisco la linea a Crema. Sì, siamo con Francesco Spreafico, referente della Confcommercio di Como, al quale chiedo subito. Ecco, Francesco, come è cambiata la situazione dal punto di vista appunto di imprese, commercio qui a Crema? Allora, la situazione rispetto all'anno scorso adesso è un pochino migliorata, sicuramente le riaperture ci hanno aiutato. Adesso la via è bella piena, abbiamo avuto dei momenti in cui c'ero solo io e i miei collaboratori e basta, perché era veramente devastante. Adesso fortunatamente la situazione è leggermente cambiata. Qui a Crema poi siamo stati abbastanza bravi, quindi anche a livello di contagio proprio locale
è migliorata velocemente la situazione, quindi la gente ha potuto comunque già uscire un pochettino e riversarsi ancora nella città, riprendere possesso appunto della città. Certo, ci sono stati momenti veramente difficili. Io sono andato in casa di tutti i cremaschi a portare da mangiare perché erano tutti chiusi in casa. Purtroppo, ti sei attrezzato con il delivery, la consegna? Per forza, anche perché c'era gente che non poteva proprio uscire, era confinata dalla quarantena, quindi non potevo lasciarli assolutamente da soli. Però ecco, la situazione è ancora un po' critica a livello di commercio, nel senso i negozi fortunatamente hanno riaperto, ma con molte difficoltà. Cioè, non nego che ci sono alcune aziende che stanno facendo fatica, arrancano e sperano veramente che dopo la campagna vaccinale ci sia un via libera totale. Mi riferisco ovviamente al settore di intrattenimento, quindi bar, ristorazione, alberghi. Già stamattina siamo stati con la Federalberghi al centro vaccinale di Crema a portare la colazione per i volontari, appunto, perché sappiamo il loro impegno gravoso qual è. Assolutamente. Per portare avanti la cosa, quindi cerchiamo di essere vicini a loro. Io stesso cerco di essere vicino ai volontari, portando a volte qualche dolce per alleviare il lavoro. Certo. Certo, è ancora un momento difficile. È una comunità che si stringe appunto e fa squadra, cerca appunto di... Crema sicuramente è stata una... Avete questo approccio Crema è stata... Si è riscoperta molto solidale, perché abbiamo avuto i medici cubani che sono stati accolti come a casa e si è veramente data da fare la città per raccogliere, perché sono arrivati con le magliettine al mese di marzo e quindi li abbiamo dovuti vestire perché faceva troppo freddo. Le temperature erano ben altre da quelle magari attese. Esatto, e quindi devo dire che la città si è rivelata essere veramente solidale e davvero coesa in tutto e per tutto. E di conseguenza abbiamo fatto davvero squadra tutti insieme e anche i commercianti stessi sono riusciti comunque a essere uniti tra di loro. C'è una fatica però, ecco, dal tuo racconto si evince una fatica comunque nella ripartenza. Adesso magari in parte dovuta anche a chiusure, riaperture che sono avvenute purtroppo. È stato devastante continuamente aprire, chiudere, riaprire, chiudere. La gente ha prima ripreso un po' di fiducia, poi ha avuto ancora paura. Cioè, è stato veramente difficile, è stato un momento... In termini di numeri puoi darci qualche dato su perdite? Guarda, adesso ti dico via Mazzini, che è questa via in cui stiamo passeggiando. Che è la via principale, appunto. Una delle quattro vie principali. Esatto. Ha avuto dei momenti in cui c'erano negozi sfitti, fino a 12-13 negozi sfitti. Quindi qualcuno che ha veramente abbandonato e lasciato... Qualcuno l'abbiamo vista anche adesso al nostro passaggio, sì, qualche saracinesca abbassata. Non siamo ancora riusciti. C'è una voglia di ripresa, sicuramente. Poi devo essere sincero, Crema comunque nel suo complesso è una cittadina che ha molta influenza da parte di Milano, no? Quindi c'è molta gente che arriva da quella zona lì e alcuni nostri negozi, alcuni nostri bar, alcune nostre attività fanno anche molto conto sul fatto che arriva... Diciamo clientela da parte esterna da Crema, ecco, non soltanto. E con le chiusure evidentemente non è stato possibile, questo canale. Molti commercianti, soprattutto dell'abbigliamento, hanno avuto chiaramente questo calo, che non avevano clientela che potevano arrivare da fuori nelle zone arancio, no? Quando si può girare nel proprio comune, ma non si può venire da fuori. Certo, gli spostamenti non erano consentiti al di fuori della regione. Soprattutto nel settore, quindi dicevi dell'abbigliamento, questo. Quello è stato sì, perché noi abbiamo dei negozi che ovviamente lavorano tanto anche su quella clientela che viene da fuori Crema. Cioè, Crema è una cittadina molto carina, molto bella, ha un bellissimo centro e la clientela è attratta dai bellissimi negozi che abbiamo, perché abbiamo dei negozi di abbigliamento, di scarpe, così, di qualità. Certo. Di conseguenza la gente viene da e fuori. E sono da richiamo ovviamente per tutto. Poi vabbè, insomma, abbiamo chiaramente tutto l'indotto che ci va dietro, quelle che sono il bar, la ristorazione, l'intrattenimento, che ha patito tantissimo. Cioè, ci sono aziende veramente con l'acqua alla gola. I ristori sono stati, diciamo, un bluff, chiamiamolo bluff, nel senso che sono stati solo un'illusione. Io sono convinto che per la ripartenza, più che i ristori a fondo perduto, ci sia bisogno di finanziamenti a tassi bassissimi, di modo che ci possano essere investimenti per il futuro. E questa è un'idea che non porto avanti solo io,
ma anche la Confcommercio, con il mio presidente di Cremona, è convinta che la ripartenza sia dovuta a questo. Infatti la Confcommercio è impegnata anche a livello di Asconfidi presso le banche per dare credito alle aziende. Certo, da qui bisogna ripartire. Con dei costi chiaramente bassi per poter investire nel futuro, perché a questo punto l'unica soluzione è quella. Senti, prima di ripassare la linea allo studio, commentiamo anche questa immagine che ci troviamo davanti. Oggi qui a Crema vediamo appunto via vai, persone, certo. Tavolini dei bar che tornano finalmente a riempirsi. Ecco, guardiamo un attimo con un occhio al futuro questa immagine. Mi apre il cuore, perché c'è stato un momento in cui qui in questa piazza, in questa zona, passavo soltanto io col mio furgone. Quindi cioè io, perché ero l'unico negozio alimentare aperto in centro, di conseguenza passavo solo io e altri due o tre che fornivano dei servizi, ma c'era il deserto, credimi, potevo fare le gincane col furgone sulla piazza perché non c'era nessuno. Mentre adesso, essendo una zona pedonale bellissima, tra l'altro piazza finita l'anno precedente al quindi Covid, nuovissima, nuova non per ancora i cittadini, neanche sfruttata. Assolutamente. Cioè adesso finalmente si entra col furgone a Passo Duomo, perché c'è tanta bisogna gente in stare giro. Esatto, prestare attenzione alle persone. Sì, perché per fortuna la gente è tornata a prendere fiducia. Poi esatto. Adesso fortunatamente ci aiuterà il bel tempo, la gente sta più all'aperto, quindi i contagi continueranno assolutamente a scendere. Ci sono le vaccinazioni, sì, il sì, governo sì. Appunto ha messo in campo il Green Pass, questa certo. certificazione verde che comunque permette una mobilità all'interno del... Qua in Lombardia e a Crema siamo velocissimi a vaccinare, eh? Cioè io ho prenotato ieri sera alle 22 e ho l'appuntamento all'8 di giugno, quindi siamo veramente rapidissimi. La ripartenza è legata al vaccino e sì. questo l'abbiamo documentato tante purtroppo volte in sì. questi nostri cioè, viaggi all'interno, sì, assolutamente. Anna, io ti restituisco la linea, noi continuiamo comunque il nostro scusami, viaggio posso con Francesco che ci porterà... Solo una curiosità, assolutamente. Magari è troppo presto per dirlo perché è proprio stata ieri la prima sera. Volevo chiedergli se ha già avuto qualche sensazione sui primi effetti dello spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23. Assolutamente, c'è stato già qualche effetto sullo spostamento del coprifuoco che da ieri appunto è slittato alle 23? Ma io personalmente non l'ho ancora notato, anche perché io ho un'attività che chiude alle 20, perciò non mi sono ancora accorto. Devo ancora domandare in questi giorni ai miei diciamo, tesserati che hanno il bar se hanno avuto già qualche... persona che si è intrattenuta si è intrattenuta un po' di più. Io da casa mia posso dire che qualcuno in più in giro l'ho sentito fino alle 23, perciò magari evidentemente sì c'è poi stato... adesso secondo me il fatto che si avvicini la fine della scuola ci aiuta, nel senso che poi i ragazzi saranno non avendo impegni e quindi magari sfrutteranno un po' di più l'orario protratto verso le 24, insomma speriamo di andare avanti da questo punto di vista. Anna, torniamo da te tra pochissimo. Grazie, a tra poco e tra pochissimo invece avremo anche un ospite Skype per fare un po' il punto su tutti gli aggiornamenti anche a livello scientifico. Vi ricordo che è sempre possibile intervenire 031-3300-655 per telefonare oppure 335-7084-396 per mandare messaggi WhatsApp. Ve lo anticipavo, tra pochi istanti avremo un ospite che anche i nostri telespettatori comunque conoscono e hanno avuto modo di apprezzare più volte. Volevo leggervi a questo proposito, poi magari tra un attimo lo approfondiremo anche con lei, le anticipazioni sulle ultime dichiarazioni di Brusaferro, del responsabile dell'Istituto Superiore di Sanità, proprio sul vaccino, lo stavamo dicendo, è un po' la chiave di tutto, e si comincia già a parlare anche dell'ipotesi di una terza dose per rafforzare ulteriormente la protezione. Ecco, queste sono riportate dall'ANSA, le ultime informazioni, proprio le ultime dichiarazioni a questo proposito di Brusaferro. Sarà molto probabile un booster, una terza dose di vaccino, a dirlo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in un'intervista al Messaggero, in cui spiega la situazione in costante miglioramento. La combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. E allora, proprio da qui partiamo con la nostra ospite, Roberta Villa. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, è una giornalista scientifica che ormai davvero tante persone, anche tanti nostri telespettatori, conoscono. Volevo iniziare proprio da qui, dai vaccini, sia da questa anticipazione di Brusaferro sull'ipotesi di terza dose, che di fatto non è comunque una novità assoluta. In questi giorni sono stati spostati i richiami della seconda dose, si parla di vaccini in vacanza o tornare a casa per il vaccino. Cosa possiamo dire per fare un po' il quadro della situazione?
Beh, per quanto riguarda la terza dose, se ne parla da tanto tempo e penso che sarà inevitabile o con lo stesso vaccino oppure con delle nuove formulazioni che tengano maggiormente conto delle varianti che già si stanno diffondendo e che potrebbero venire anche in futuro. Bisognerà vedere se è il caso di rivaccinare tutta la popolazione o soltanto concentrarci sulle fasce più a rischio. Credo che sia prematuro parlarne. Adesso la priorità è davvero che si raggiunga tutta la popolazione. Abbiamo ancora troppi sessantenni che sono ad altissimo rischio con la malattia e che non sono ancora vaccinati, alcuni anziani che comunque in qualche modo, a volte per ragioni pratiche, a volte anche per resistenza loro o delle famiglie, non sono vaccinati. Ricordo l'enorme rischio a cui li stiamo esponendo non vaccinandoli, parlo dei settantenni, degli ottantenni, veramente faccio un appello, qualunque possa essere la vostra paura del vaccino, non può essere superiore alla paura che bisogna avere ancora di potersi ammalare e poter andare in ospedale. Non siamo fuori, il virus continua a circolare e quindi è importante che ciascuno si protegga. Sulla questione delle seconde dosi, è vero che i dati stanno confermando che già una prima dose fornisce una protezione sufficiente. Questa è la ragione per cui anche quando si parla di possibili green pass, di possibili documenti che garantiscano in qualche modo un'immunità, si sta cominciando a pensare di tener conto già della prima dose. Però questa immunità data da una sola dose non sappiamo quanto può durare, è possibile che sia più effimera, quindi è importante sottoporsi anche alla seconda, quindi raggiungere il ciclo completo della vaccinazione, con l'eccezione di Johnson & Johnson che prevede una sola somministrazione, per poter essere tranquilli per il tempo previsto, che probabilmente adesso si sta portando a 9 mesi. Per quanto riguarda le vaccinazioni in vacanza, che dire, è chiaro che per molti italiani che magari hanno già prenotato le vacanze, magari appunto dopo più di un anno di chiusura aspettano di andare in vacanza, il grosso nostro problema è che non abbiamo un'anagrafe vaccinale nazionale, se ne parla da prima della legge Lorenzin, purtroppo noi non abbiamo una piattaforma informatica unica che unisce le varie regioni, questa è una gravissima difficoltà da tutti i punti di vista, non soltanto in questo momento per Covid, ma anche per le vaccinazioni in generale. Detto questo, se sarà possibile logisticamente organizzarlo, va benissimo, però direi che la priorità appunto è proteggerci dalla malattia. Ecco, una delle domande che è sempre più insistente è: quali sono gli aggiornamenti sul fatto che il vaccino, è chiaro, protegge da tutte le forme gravi della malattia e da sviluppare i sintomi della malattia, non ci sono ancora certezze sul fatto che eviti anche a una persona di poter contagiare altre persone. Anche per questo si continua a raccomandare l'uso della mascherina e il distanziamento anche ai vaccinati. Gli ultimi aggiornamenti, siccome ci sono molti studi su questo fronte, quali sono? Cosa dicono? Ti ringrazio per questa domanda. Per poter un equivoco, c'è un problema d'audio. Voi sentite bene? Ecco, adesso sì. Adesso okay. Sì, prego. Dicevo, è molto importante chiarire un equivoco che purtroppo sta continuando a circolare, per cui mi prendo qualche secondo per spiegarlo. Chi è vaccinato non è in alcun modo contagioso. Non è possibile che sviluppi la malattia o che la trasmetta ad altri per il fatto di essere vaccinato, perché nel vaccino non è contenuto questo coronavirus. Quindi questo chiariamolo. Quando si parla della possibilità di contagiare altri, pur essendo vaccinati, significa che è possibile che una persona si infetti, pur essendo vaccinata, da qualcun altro e poi possa trasmetterlo. Questa evenienza di cui si parla fin dall'inizio, gli studi più recenti ci dicono che per fortuna è poco frequente, perché i vaccini dimostrano di bloccare anche la trasmissione del virus. Ma attenzione, non la eliminano del tutto, si parla di una riduzione dell'80% di questo rischio. Cosa significa questo? Che in una situazione in cui il virus circola poco, quando saremo tutti vaccinati,
o comunque molti vaccinati e il virus sarà più sotto controllo, questo rischio che rimane che una persona vaccinata possa trasmettere il vaccino ad altri sarà remoto, perché sarà difficile che venga a contatto con qualcuno contagioso. Ma finché la circolazione del virus è così sostenuta, perché ricordo abbiamo ancora almeno mezzo milione di persone, insomma, di fatto positive in Italia, almeno i dati sono leggermente inferiori ai dati ufficiali, ma di fatto sappiamo che molti non sanno di essere positivi. Ecco, con questa circolazione del virus la possibilità di venire a contatto con qualcuno infetto ancora è molto elevata, e quindi anche quella remota possibilità, remoto insomma il 20% di possibilità, vuol dire 2 su 10, non proprio poco, esiste, e quindi soprattutto nei confronti delle persone più fragili dobbiamo avere particolare cautela. Se siamo tra persone vaccinate possiamo anche toglierci la mascherina, se ci sono con noi delle persone non vaccinate, soprattutto se ci sono delle persone fragili, invece è importante continuare a mantenere distanziamento e mascherine. A proposito delle seconde dosi, ci scrive un telespettatore che dice che ha fatto il primo vaccino con AstraZeneca e ha ricevuto l'appuntamento per la seconda dose per il 30 giugno, sente parlare di spostamenti di date e voleva capire appunto. Allora, gli appuntamenti con AstraZeneca, intanto la distanza tra la prima e seconda dose è sempre rimasta stabile dall'inizio alla fine, quindi non ci sono stati cambiamenti, a tutt'oggi la distanza della seconda dose di AstraZeneca non è cambiata, quindi assolutamente resta. Stanno in vigore tutti gli appuntamenti. È stato cambiato l'intervallo tra le due dosi per Pfizer e Moderna, che è stato allungato. In alcuni casi chi aveva già l'appuntamento resta confermato, altre regioni hanno scelto strategie diverse e magari stanno cambiando gli appuntamenti. Possiamo dare una piccola spiegazione anche su questo, perché magari ovviamente c'è chi ha dubbi, non riesce a capire il perché di uno spostamento in corsa? Prima di tutto vorrei dare un chiarimento generale. Questi cambiamenti non devono dare la percezione che ci sia confusione, che si proceda così alla cieca. Si procede per cautela e quindi si parte da quello che sappiamo per certo o comunque con alta probabilità volta per volta. A mano che si accumulano delle prove possiamo aggiustare un pochino la strategia. Nel caso di Pfizer e di Moderna, gli studi che hanno permesso di autorizzare i vaccini prevedevano una distanza di 21 giorni, 28 per Moderna, ma poi erano già compresi anche dei volontari che erano stati vaccinati a maggior distanza e che avevano avuto comunque una buona risposta al vaccino. Oggi si stanno accumulando anche qui altre prove che allontanare le dosi non solo non riduce l'efficacia, anzi soprattutto negli ultraottantenni può portare la risposta, e quindi si è pensato di fare come il Regno Unito, dove in questo modo, cioè dilazionando le due dosi, è stato possibile vaccinare un maggior numero di persone. Siccome in questo momento la priorità è dare una protezione a tutti i fragili, ma per fragili intendo in realtà anche semplicemente i sessantenni, che magari sono in ottima salute, ma comunque in caso di infezione rischierebbero, e quindi si sta preferendo coprire il più possibile tutti, visto che comunque si è visto che una singola dose comincia a dare una buona protezione, per poi passare alla seconda dose. Questo anche per una questione logistica dei centri vaccinali, che in questo momento non sarebbero stati in grado di portare avanti in maniera efficace l'avanzamento della campagna vaccinale e contemporaneamente fare le seconde dosi di quelli già vaccinati. Quindi per una serie di ragioni logistiche che comunque non vanno in contrasto con i dati scientifici, se non si esagera, ecco, quindi quando si dice a 90 giorni, a 3 mesi, questo non lo so se è proprio così provato, però allungare un po' fino a 6 settimane come è stato previsto non dovrebbe creare problemi. Ecco, un ultimo tema, quello del pass vaccinale, green card, un po' come vogliamo chiamarle, partendo da un fatto: noi siamo tra l'altro qui a Como in una zona di confine, c'è ancora
una forte polemica per il fatto che chi entra da un paese straniero, come può essere la vicina Svizzera per quanto ci riguarda, non ha più l'obbligo della quarantena, è stato abolito dal 16 maggio scorso, però anche per i vaccinati o per i guariti dal Covid è ancora richiesto un tampone negativo nelle ultime 48 ore. In molti casi viene considerato un po' un freno eccessivo agli arrivi dall'estero, perché ci si chiede appunto perché chi non ha le vaccinazioni, almeno chi è già vaccinato, appunto, non possa utilizzare direttamente il certificato vaccinale senza aver bisogno anche del tampone. Sì, la cautela era dovuta un pochino alla incertezza sull'efficacia delle vaccinazioni inizialmente, l'incertezza sulla capacità delle vaccinazioni di tenere a bada le nuove varianti che stanno emergendo. Io credo che comunque questo si dovrebbe poter eliminare, cioè che penso che oggi comunque un minimo rischio rimane, perché nessuna vaccinazione è efficace al 100%, ma ricordo che nemmeno il tampone è sicuro al 100%, quindi quella minima quantità, quel minimo livello di rischio, secondo me, si deve poter accettare, altrimenti è difficile poi riprendere delle attività normali, se nemmeno le persone vaccinate, e poi diventa anche un disincentivo a vaccinarsi, perché se poi io comunque devo fare il tampone, devo fare tutto, allora tanto vale, poi comunque sono protetto dalla malattia, politica, che è la cosa più importante. È forse un però po' in questo momento questione politica, si sta cercando di trovare un'intesa a livello europeo e nell'attesa forse si ritarda l'entrata in vigore di questo documento. Sì. Ma credo che sia anche un problema logistico, pratico, delle leggi sulla privacy dei diversi paesi, delle difficoltà di integrare i diversi sistemi, il solito problema sono sempre molto lontani gli Stati Uniti d'Europa, ecco, se fossimo come negli Stati Uniti d'America sarebbe tutto molto più semplice, ma questo è un mio parere, non è un dato scientifico. È sempre un suo parere, le chiedo in chiusura, andiamo davvero, si inizia a parlare di zone bianche, davvero possiamo dire che il trend in discesa è abbastanza consolidato e possiamo sperare in un'estate quasi di normalità? Allora, il trend è sicuramente in discesa, il problema è dove siamo a livello della curva, cioè la percezione che abbiamo di esserne fuori è molto pericolosa. Non dimentichiamo che abbiamo comunque più di un migliaio di morti la settimana, cioè non è proprio una cosa, se ci avessero detto 2 anni fa che avremmo pensato che 1000 morti alla settimana in fondo sono poca roba, ci saremmo sconvolti, soprattutto perché poi 1000 morti significa 1000 famiglie che subiscono questo loot, cioè non pensiamo che siano solo dei numeri. Quindi è vero che il trend è in discesa, ma non siamo a livelli di trend nella curva così bassi come per dire il Regno Unito, dove comunque stanno riaprendo con molta cautela nonostante siano a dei livelli molto più bassi, ormai abbiano pochissime vittime, meno di 10 al giorno. Quindi il problema è sicuramente sta andando tutto bene, speriamo che queste aperture non siano troppo precoci, spero soprattutto che le persone non abbiano la percezione di esserne fuori, perché il problema ancora c'è, ci sono, come dicevo prima, centinaia di migliaia di persone ancora positive che possono contagiare, ci sono queste nuove varianti, soprattutto questa variante indiana che nel Regno Unito sembra essere molto più contagiosa di quella inglese che ormai ha preso la prevalenza anche qua, quindi io credo che dobbiamo riprendere tante cose, ma sempre sapendo che questo pericolo c'è, senza sottovalutarlo, e soprattutto vaccinandoci. Una volta che siamo vaccinati, chiaramente tutto può essere molto, molto, molto più facile. Allora, grazie davvero a Roberta Villa, torneremo ad aggiornarci, perché è una figura che dà sempre informazioni significative in modo chiaro, soprattutto. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a tutti, buona giornata. Allora, tra pochissimo credo che torneremo anche a Crema, intanto dal Sole 24 Ore, una notizia anche a livello economico, perché si parla anche di sostegni bis, tra aiuti, fisco e lavoro, spuntano anche gli ecoincentivi auto, tutte le novità che ovviamente saranno poi discusse dal Consiglio dei Ministri, perché si parla naturalmente anche di temi economici, il tema dei ristori, degli aiuti è ancora fondamentale per moltissimi settori, quindi
sono davvero tante le persone che attendono risposte in questo senso. E lo abbiamo detto, non solo in tema economico, ma si parla anche di riforme. Ne sta parlando il presidente Mattarella, che dice appunto il paese va modernizzato. Questi sono temi di cui si discuterà nelle prossime settimane, anche parlando dei fondi europei del recovery. Ora però torniamo da Vittoria Dolci a Crema. Sì, siamo ancora in compagnia di Francesco. Allora, Francesco, ci hai portato qui, in questo crocevia, perché siamo nel centro di Crema? Questo è proprio il centro storico di Crema, siamo nel centro del centro proprio. Qua è il quadrilatero della moda, chiamiamolo così, dove ovviamente ci sono i più bei negozi di Crema per quanto riguarda la moda, certo, il vestiario e così, ma ci sono anche dei bellissimi negozi, oltre che ristoranti, bar, eccetera, eccetera. Sono quattro vie. Sono quattro vie perché Crema nasce il classico accampamento romano, no? Cioè sui quattro assi, e quindi ovviamente qui eravamo proprio nel centro. Noi adesso ci stiamo spostando un po' più, diciamo, più nella parte esterna, e andiamo in una piazza dove c'è di solito c'è un bar che è particolarmente gettonato dai giovani, e vi faccio vedere appunto dove. Purtroppo c'è stato questo anno e mezzo in cui c'era il deserto, invece che la sera esserci la solita movida e i soliti ragazzi che... Il solito via vai, le facce conosciute, esatto, ragazzi che frequentavano solitamente quei tavolini. Sì, assolutamente. Era poi uno dei bar anche più belli, appena anche da pochi anni restaurato, quindi c'è una delle poste anche... Cioè, nel senso, come puoi vedere, qui abbiamo dei negozi che sono da fiorista all'enoteca, piuttosto che un altro panificio. Assolutamente. C'è una libreria che è nuovissima, quindi con all'interno la possibilità del caffè. Cioè, sono tutte cose che ovviamente, essendo una città molto piccola, a misura d'uomo, ma dinamica, molto dinamica. E anche a forte richiamo appunto turistico. Esatto, comunque. Sì, abbiamo avuto, tra l'altro noi abbiamo avuto anche qui le scene di un film che ha giocato per l'Oscar, no? Il Chiamami col tuo nome. Quindi ha dato risalto maggiormente ovviamente. Assolutamente, abbiamo avuto un anno, un'estate, in cui c'erano tantissimi stranieri a visitare la nostra città, quindi è molto bella. Allora, la piazza che ti dicevo è questa, che ecco, si vede di qui, è appena fuori la ZTL, ed è il bar che vedi lì con... dove ci sono quegli ombrelloni, quei tavolini fuori sulla nostra destra. Allora, attraversiamo, Francesco, così ci mettiamo in sicurezza e ci mettiamo all'interno della piazza. Ti chiedo, in termini, ecco, parliamo, ritorniamo un attimo a quei tragici momenti all'inizio dell'epidemia. Crema è una città, anzi l'intera provincia di Cremona ne ha pagato in termini di vittime comunque una quota... elevata. Molto alta, abbiamo pagato sì all'inizio con un elevato numero di vittime, e abbiamo pagato anche come emergenza sanitaria, perché noi siamo la prima zona confinante proprio con la zona di Codogno, Castiglione d'Adda, che è stata la prima zona rossa assolutamente dichiarata nella pandemia. All'inizio, quindi, esatto. All'inizio proprio noi ci siamo considerati da subito una zona arancio, perché qui da noi si vedeva subito la paura perché avevamo i contagi vicino, avevamo le notizie che arrivavano da Codogno che erano bruttissime. Il nostro ospedale, sono stati bravissimi perché sono stati il punto di contenimento primo del virus, perché Codogno era chiuso e quindi veniva tutto concentrato sul nostro ospedale oltre che a Lodi, e abbiamo avuto veramente subito una pressione altissima. La gente respirava la paura, cioè si respirava proprio la paura in quel periodo. E appena dopo che hanno chiuso poi tutto, in effetti, cioè, la gente temeva veramente di ammalarsi. Aveva proprio la paura, diceva, è tutto scoppiato qua, no? Cioè, siamo noi al centro di questa cosa. Io sono sempre andato ovunque a fare il mio servizio, perché mi sono sempre sentito in dovere di andare ovunque, però mi rendevo conto, era la prima volta... Che la città respirava, sì, questa... che mi succedeva che la gente mi passasse i soldi sotto la porta e io lasciavo la spesa fuori. Cioè, in effetti queste cose ti fanno pensare che la gente a questo punto ha raggiunto il livello massimo di paura, teme qualunque cosa. Per fortuna ne siamo usciti bene, come dicevo prima i cremaschi sono stati molto bravi, adesso la situazione qua è molto migliorata, la gente ha molto più voglia di vivere, di tornare alla vita normale. Si è persa quella paura grazie, sì, ovviamente, credo, sì, alle vaccinazioni ovviamente. Sì, ma adesso anche... quel terrore che c'era non c'è più.
Cioè, un po' diciamo si è arrivati anche all'esasperazione o contraria, no? Nel senso, adesso si ha voglia proprio di ripartire, quindi la gente è stufa anche di sentirsi dire che bisogna stare attenti, lo fa di solo ormai, cioè nel senso, gente con una mascherina giù non la trovi più, cioè sono tutti davvero molto bravi qua a Crema, siamo stati veramente bravi. E quindi c'è voglia di ripartire, c'è voglia di normalità. Cioè io mi rendo conto, sono un papà giovane perché ho una figlia di 23 anni, che anche mia figlia ha voglia di uscire con le amiche, gli amici, ha voglia di tornare a far festa, e questo qui è uno di quei bar appunto dove... Frequentato. La sera viene frequentato da un sacco di giovani, perché qui è il punto di aperitivo, è uno dei punti dove si fa anche tardi la notte, insomma c'è anche il parcheggio, quindi è più certo. A portata di mano per i giovani. E quindi c'è questa voglia anche di tornare. Questo aspetto, ecco Francesco, che sottolineavi è una questione che molto spesso è stata riportata nei nostri collegamenti, il fatto che proprio forse a pagare un caro prezzo di questa pandemia, intendo dire appunto dal punto di vista dei lockdown, delle chiusure, dei divieti, ovviamente giusti perché lo ricordiamo, è in atto comunque un'epidemia, sono stati i più giovani evidentemente. Io credo di sì. Credo che i giovani abbiano patito tanto, sono stati molto bravi perché io a 20 anni avrebbero dovuto arrestarmi per tenermi in casa, non l'avrei fatto. Eppure questi ragazzi hanno sono capito stati il momento. Hanno capito il momento che era difficile e sono stati chiusi in casa. Però adesso purtroppo io ho degli amici che hanno la mia età, che sono medici, psicologi, cose del genere, mi dicono che in effetti le difficoltà ci sono. I ragazzi ce ne sono tanti. Francesco, con tante continuiamo difficoltà. Intanto a rientrare all'interno appunto della via delle vie principali, appunto l'abbiamo visto di Crema. Ci raccontavi appunto dell'insufficienza ovviamente dalle risorse stanziate dal governo che per quanto riguarda il tuo settore, come ci dicevi nella prima parte del collegamento, non sono riuscite comunque a in alcun modo a supplire a poi quelli che sono stati i danni economici imposti ovviamente dalle chiusure. Ci raccontavi che ecco adesso c'è speranza per queste nuove riaperture, per un'estate che finalmente decolli dal punto di vista appunto non soltanto della ripartenza con le aperture ma anche dal punto di vista dell'arrivo di eventuali turisti, ecco se poi... Allora, Crema è una città di richiamo turistico sicuramente, io ti dico la verità, la mia speranza è che sì ci sia una ripartenza quest'estate, ma una speranza più che per il futuro di settembre-ottobre, cioè per l'autunno, che non si ritorni ancora indietro, cioè che ci sia attenzione a non avere più i... eventuali chiusure dovute ad un'impennata. Esatto, e non avere più i mezzi di trasporto pollaio, a non avere più i contagi che vanno alle stelle e quindi poi dover tornare a chiudere ancora le attività commerciali. Insomma, io più che per l'estate vorrei essere più fiducioso per l'autunno. Non dimentichiamo che per le città come la nostra, che è una città a misura d'uomo, dove viene richiamato tanta gente e tanta clientela da fuori Crema, importante sono dal settembre verso il dicembre come attività. Sono cioè, quei mesi in cui... Sono quei mesi dove i negozi della moda e i ristoranti, i bar e così fanno veramente importanti fatturati. Cioè abbiamo davvero bisogno di avere una normalità che si ricominci da quest'estate ma che vada sempre avanti così, cioè che non si torni più. Che possa restare stabile e quindi proseguire esatto. Ovviamente anche dopo nella stagione autunnale, non soltanto in quella estiva. Parlando ancora del commercio e soprattutto della situazione qui a Crema, tanti negozi appunto hanno chiuso, tu dicevi ma potrebbe, ecco, sarebbe stato semplice anche attuare un distanziamento o comunque contenere le persone all'interno dei negozi, non far chiudere indistintamente tutte le attività, ma sì, forse ci doveva essere una classificazione. Io sono convinto che, visto e considerato che comunque i contagi sono sempre continuati a salire e sarebbe stato forse più intelligente, oddio, sarebbe stato più migliore la soluzione di chiudere solo quelle attività davvero pericolose. Cioè io penso che in un bar dove c'è l'aperitivo, il famoso happy hour, il pericolo ci sia perché la gente è davvero ammassata mentre mangia, beve e quindi non c'è la possibilità di stare distanziati. Ma in un negozio di abbigliamento
dove può entrare una persona, un cliente o due al massimo per volta, non capisco perché ci sia stato questo assoluto divieto di apertura a questi negozi, che addirittura potevano ricevere il suo appuntamento. Cioè, certo, io, un riaprire, ripartire in sicurezza come molti. Dicevo prima che ho una figlia che attualmente è in Belgio perché sta facendo il progetto Erasmus, e in Belgio, mentre noi eravamo chiusi, i negozi di abbigliamento ricevevano il suo appuntamento. Dico, potevamo farlo anche noi, e magari non avrebbero lavorato lo stesso perché la gente era chiusa. Però in casa. Era un segnale che evidentemente però si poteva. Però avremmo potuto magari dedicare le risorse maggiori a delle attività veramente chiuse, come il bar e la ristorazione, ecco. Senti, oggi commentando le prime pagine dei quotidiani, in particolare il Corriere della Sera, c'è la parola sostegni, ancora una volta questa parola, più sgravi per chi assume. Ecco, il governo centrale tenta ancora di mettere mano ovviamente a questi sostegni per far ripartire. Allora, io questa attività, questa nuova norma che tu mi stai dicendo, l'ho letta anch'io stamattina sul giornale per la prima volta. Ecco, a voi cosa vorreste? Allora, positivo sicuramente per le assunzioni, anche perché io temo molto la famosa data zero, cioè quando ci sarà la possibilità di licenziare. Secondo me sarà la strage degli innocenti. Detto questo, spero veramente che ci sia davvero un sostegno, cioè una defiscalizzazione del lavoro, perché in questo momento le attività sicuramente hanno le problematiche di assumere, perché poi le tassazioni sul lavoro è alta. Perciò se uno assume, che sia defiscalizzato il lavoro, credo che sia un incentivo maggiore per le aziende ad assumere. Cioè io stesso, invece di lavorare di più, potrei lavorare un po' meno assumendo una persona in più, se appunto ho meno spese, cioè, da sostenere. Quello potrebbe essere un incentivo davvero intelligente, e non il fondo perduto, perché quello secondo me è fine a se stesso e non ci serve a non nulla. Non riuscirebbe a farlo. Non serve a nulla secondo me. Cioè è un palliativo, ma è troppo momentaneo. Serve davvero qualcosa che sia un investimento per il futuro. L'investimento per il futuro sono, come dicevo prima, finanziamenti a tasso bassissimi a lungo termine e defiscalizzazione del lavoro, proprio perché le aziende possono pensare al futuro e alla ripartenza, che sia definitiva proprio, che non si ritorni poi a ottobre a dover chiudere ancora tutto. Ecco, siamo in chiusura, proprio su queste parole, futuro, ripartenza, qui da Crema, qual è la speranza? Da questa piazza che torna ad accogliere. Da questa piazza la speranza di tornare a fare come facevamo altri anni il Natale, l'accensione delle luminarie di Natale, con una festa gigantesca dove si dava cioccolata e vin brûlé gratuitamente a chi partecipava, dove c'era tutta una partecipazione di un coro gospel fantastico, e c'era veramente la città invasa di gente, ma da non poter camminare per dalle questa occasione che evidentemente. Esatto, per le persone che venivano a vedere l'accensione dell'albero, che di solito è nella piazza principale, che è questa, con tutto il centro illuminato bellissimo, grazie anche all'amministrazione che si è sempre data da fare in questi anni per permettere questo tipo di evento, e lei promotrice prima di questa cosa, quindi veramente la speranza di rivedere, che il prossimo anno potrei partecipare, esatto, Crema ancora sicurezza. Piena di gente, al punto tale da non poter passare a piedi, perché effettivamente immagini quello che ci dà vita, perché siamo abituati a vedere la nostra cittadina molto dinamica e piena di gente che viene anche da fuori, perché siamo veramente aperti. Noi facevamo parte della Repubblica di Venezia, quindi siamo molto aperti a ricevere le persone. Assolutamente. Anna, ti restituisco la linea, qui da Crema è tutto. Grazie davvero, grazie anche per questa bella immagine, speriamo di poter tornare in un contesto davvero così anche noi e anche nella vostra città, grazie. Siamo in chiusura, abbiamo parlato tanto di giovani e di vaccinazioni, volevo darvi solo un'ultima notizia che ha dato il ministro Speranza nelle scorse ore. Lo ricordiamo, in questo momento la vaccinazione è aperta solo alle persone dai 16 anni compiuti in su, ma proprio dal ministro Roberto Speranza è arrivata l'indicazione che il 28 maggio dovrebbe esserci, se tutto andrà per il verso giusto, il via libera dell'EMA, l'ente regolatorio del farmaco europeo, a Pfizer anche per i 12-15 anni.
Si prevede che il 28 maggio l'EMA rilasci l'autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. Per il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall'età di 16 anni e invece gli altri al momento dai 18. È un fatto molto importante perché vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico. Quindi queste sono le indicazioni arrivate da Speranza. Aspettiamo la decisione dell'EMA anche per dare maggiori informazioni su queste fasce. Questo sarà ovviamente fondamentale. A giugno arriveranno altri 20 milioni di dosi di vaccino e l'immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani. Quindi la speranza è anche di poterla estendere anche a quelli che sono gli adolescenti, i ragazzini più giovani, con l'obiettivo di ripartire ovviamente con la massima sicurezza per il prossimo anno scolastico. Lo abbiamo detto, lo abbiamo aperto con l'informazione che è possibile prenotare per i quarantenni. Ebbene, in Lombardia si è già iscritto un terzo dei quarantenni. Moratti vaccina vicini ai 5 milioni di adesioni. Queste appunto le prime informazioni sulla vaccinazione agli over 40, ma continueremo naturalmente ad informarvi con il nostro telegiornale a partire dalla prima edizione alle 12.30 e TG Più Today invece tornerà domani mattina. Buona giornata.